Prendiamo due insiemi. Ed uno mettiamo i vostri nomi. A, B, C, D, E, l'elenco che possiamo dire adesso. Ok? Nell'altro mettiamo, per esempio, il giorno del compleanno, il giorno all'interno dell'anno, non l'anno, ma il giorno. Questi due insiemi, quindi che ne so, primo gennaio, eccetera, eccetera, fino al 31, non mi ricordo, dicembre. Questi insiemi hanno qualcosa a che fare l'uno con l'altro? Il legame è fissato dalla frase: lo studente, la persona A, compie gli anni nel giorno B, oppure la persona X compie gli anni nel giorno Y. Ho una proposizione aperta con due variabili, la prima la persona, la seconda adatta. Questo stabilisce un legame tra l'insieme dei nomi e l'insieme delle date. Chiaro? Per esempio, persona A ha la data del giorno B, 2 gennaio per dire. Questa freccia rappresenta una relazione. Quando dico che c'è una relazione tra enti diversi, nel senso che invengo tre cose, due insiemi, in questo caso quello dei nomi e quello delle date, e un modo per associare elementi del primo insieme a elementi del secondo insieme. Quando ho definito questo, ho chiarito questo, ho costruito una relazione. Detta terra a terra, qualcosa ha a che fare con qualcos'altro. Ok? E se chiamiamo l'insieme dei nomi e C dei compleanni, se X è il generico elemento dell'insieme dei nomi e X è il generico elemento dell'insieme delle date, il modo in cui associo gli elementi del primo insieme agli elementi del secondo, devo cambiare pagina, è persona X compie gli anni nella data Y. Questa proposizione è una proposizione aperta, dipende da X e da Y. Quando questa è vera, per le coppie XX, per cui questa è vera, mi consento di dire che X sta in relazione con Y.
scrive X, R, Y. Se qualcuno ha già intuito sicuramente qualcosa, questo è un oggetto che abbiamo già visto, la coppia XY, è una coppia ordinata. Perché? Perché non posso dire il giorno, la persona primo gennaio compie gli anni della data, che ne so, Francesco. Non posso invertire le due, se la frase è quella, prima viene la persona e dopo viene la data, se no la frase non ha senso. In questo senso le coppie sono ordinate. Ma le coppie ordinate sono parte di quali insieme? Dove abbiamo già visto le coppie ordinate? Scavate nella memoria, prego. Nel prodotto cartesiano. Eureka. Quindi, se prendo... l'insieme dei nomi e l'insieme delle date, e costruisco il prodotto cartesiano, qui faccio solo un esempio, se no dovrei stare una vita e mezza, però ognuno di questi incroci forma una coppia. Se prendo N per C, cioè l'insieme di tutte le coppie possibili, X, Y, dove X appartiene a N e Y appartiene a C, non tutte le coppie possibili verificano questa proprietà. Non tutti gli X stanno in relazione con gli Y, solo alcuni. Per esempio, nel nostro diagramma, la persona A compie gli anni il 1 gennaio, B compie gli anni molto più tardi, C e via dicendo. Quindi come posso vedere la relazione utilizzando il diagramma cartesiano? La relazione posso pensarla come un sottoinsieme del prodotto cartesiano, un qualunque sottoinsieme, perché è una selezione di coppie ordinate. Se prendo due insiemi, costruisco il prodotto cartesiano del primo per il secondo, ottengo tutte le coppie possibili. Qualunque sottoinsieme, qualunque selezione delle coppie del prodotto cartesiano forma una relazione. Non importa in quale modo di selezione. In qualche modo può essere semplice, qualcuno molto complicato. Questo non ha importanza. In qualunque modo io definisca un sottoinsieme del prodotto cartesiano, ho definito una relazione tra il primo insieme e il secondo. Ok? Domande? E se
se voglio cambiare le cose, se voglio dire, vedete la frase, nel giorno Y con degli anni la persona X. Qui cosa è cambiato rispetto a prima? La frase non è più la stessa. Perché? L'ordine. L'ordine è cambiato, ottimo. Ho costruito la frase in modo che il primo elemento sia una data, il secondo la persona. Non è più la stessa di prima. Qui X non appartiene insieme delle date di compleanno. X è il nome. Questa relazione però è strettamente imparentata con quella di prima. In che senso? Beh, se ritorniamo al disegno, nomi, date, se la relazione R mette in collegamento un nome e una data, la relazione che lega la data al nome viene rappresentato con R alla meno 1, si chiama relazione inversa. Posso fare la strada contraria, ma devo cambiare la frase, devo cambiare la relazione. Più formalmente se X sta in relazione con Y, con X appartenente a N e Y appartenente a C, allora la relazione inversa è quella per la quale Y sta in relazione con X. Questo R alla meno 1 non è una potenza in senso algebrico, eh? È un modo rubato all'algebra per indicare una relazione, una procedura di collegamento inversa, cioè che scambia l'ordine degli elementi della frase. Qualunque relazione io abbia, se costruisco la relazione che mette in collegamento Y con X, cioè il secondo elemento con il primo rispetto a R, ho costruito la relazione inversa. È chiaro? Quando nel primo grafico abbiamo fatto i due ovali e la freccia, implicitamente vi ho già mostrato un modo per illustrare, per descrivere una relazione. Come si dice in latino freccia? Sagitta. Sagitta. La rappresentazione di questo tipo si chiama sagittale.
perché coinvolge delle frecce. Poi abbiamo visto un'altra libertà, quella col diagramma cartesiano. Costruisco il diagramma cartesiano del prodotto cartesiano tra i due insiemi e seleziono i punti che definiscono la relazione, cioè tutti i punti che rappresentano coppie che definiscono la relazione. C'è un altro modo per graficare la relazione che useremo molto poco, che è la tabella a doppia entrata. Si mette insieme il primo insieme, costruisce le righe, il secondo insieme le colonne, quindi i nomi vengono messi in riga, le date in colonna, e A, B, C, D, data 1, data 2, data 3, eccetera, eccetera. E vengono indicati quali punti sono quelli la cui coppia soddisfa la relazione, con dei simboli, dei veri o dei falsi, via dicendo. Vabbè, dato che è entrato. Questo non lo vedremo tanto spesso. Però già. Ok? Facciamo un altro esempio. Prendiamo A insieme A, gli studenti della classe prima, e B materie di studio, italiano, latino, storia, geografia, matematica, ok? E prendiamo questa relazione. X sta in relazione con Y se e solo se lo studente X oggi è interrogato nella materia epsilon. Questa è una relazione. Sì, no, non so. Sì, sì, certo che lo è. Perché? Perché? L'idea è buona, ma si corrisponde in modo più semplice. Perché è una relazione? Ci sono delle coppie e quindi continua. E quindi è una. Hai fatto la torta, non ci hai messo la ciliegina sopra. Perché è un sottoinsieme del prodotto cartesiano. Le coppie che verificano questa relazione sono comunque un sottoinsieme di A per B.
Gli abbiamo appena detto che qualunque sottoinsieme di quel protocollo cartesiano è una relazione. Facciamone un diagramma cartesiano. A, insieme delle persone, B, delle materie. Fatemi far finta che la classe sia fatta da 6 persone, anche se non è così, se no non è troppo tempo. Vediamo italiano, latino, greco, storia, matematica, scienze, eccetera. Allora, per esempio, oggi il primo della lista potrebbe essere interrogato in latino. Il secondo vive tranquillo, si gode lo spettacolo, il terzo della lista in storia, il quarto in italiano ed eventualmente il penultimo in matematica. È una lezione. Non tutte le coppie soddisfano la relazione di Reisner. Dell'insieme A sono alcuni elementi stanno in relazione con elementi di B. Solo A, B, B e E. Perché C non viene interrogato in nessuna materia, F neanche. E dell'insieme delle materie sono alcune sono coinvolte nella relazione latino, italiano, storia e matematica. Ok? Il sottoinsieme di A, i cui elementi appartengono alla relazione, cioè verifica una relazione, si chiama dominio. È un sottoinsieme, eventualmente improprio, da dominio della relazione è formato dal sottoinsieme di A, i cui elementi stanno in relazione con almeno uno di quelli di B. Nel diagramma sagittale sarebbero i punti da cui partono le frecce, non da tutti i punti di A partono le frecce. Facciamo anche la sagittale. A, B. B, D e D formano il dominio. Con quelli di A vengono chiamati co-dominio. Attenzione a non aggiungerci una N, non è un condominio, N non c'è. Co
dominio. Detto che di terra a terra non si può, l'insieme degli elementi di B dove arrivano le frecce. I bersagli. Così chiamano. Nel diagramma cartesiano i punti sull'asse verticale ai quali corrispondono gli otto puntolini verdi. Questo è il colore. Se A, B, D ed E sono il dominio della relazione R, questa, la relazione inversa R-1 ha quale dominio? La relazione è lo studente X è interrogato nella materia Y. La relazione inversa è la materia Y vede interrogato lo studente X. Il dominio di R-1, cioè dell'inverso, qual è? Il codominio di R. Certo, è Eureka. Funzione, la relazione è sua inversa, si scambiano dominio e codominio. Dubbi. Altro esempio. Domanda fin qua. Vediamo questo esempio. A, sempre gli studenti della classe. B, per chi ti voglia, gli esiti della verifica, meglio più facilmente, adesso mi scrivere, voti primo periodo. Alla fine del primo periodo ci si chiude con l'inizio delle vacanze di Natale, avrete una pagella dove ci sono delle valutazioni dei numeri, le valutazioni sulla pagella dei numeri. Ok? E se X è il generico elemento dell'insieme A, e Y di B, X sta in relazione con Y, se lo studente Y ha avuto voto Y in pagella nella materia matematica. X, scusate, se ho preso due volte lei, si vede che oggi mi piace. Questa è la relazione piuttosto speciale, ha una proprietà che quella di prima non aveva. Perché? Lo studente A ha preso 8, B 9, C 10, D ancora 9 e 10.
Devo andare meglio, ma ci sono andata abbastanza bene. Che cos'è questa relazione di diverso dalla precedente? Qualcosa di che viene ancora prima. Se cerco il dominio della relazione, cosa trovo? Tutti gli elementi di A sono associati a uno e un solo elemento di B. Ad ogni studente in matematica è associato uno e un solo voto della pagina. Non ci sono studenti che non abbiano valutazioni. Ok? Ad ogni elemento di A è associato uno e un solo elemento di B. Quando questo succede, la relazione si dice univoca e prende il nome di funzione. Una funzione è una relazione univoca. Cioè, ad ogni elemento del primo insieme viene fatto corrispondere uno e un solo elemento del secondo. Quindi le funzioni sono relazioni speciali. Una relazione può benissimo non essere univoca. La funzione invece lo è. A, B, C, D, E, e 12, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, A ha preso 8, B 9, C 10, D ancora 9 e D 10. Da ogni elemento di A parte una e una sola freccia. Allora una funzione. Da R è una funzione. L'R. Cambiamo colore. La relazione inversa è una funzione? No. No. Perché? Perché non è univoca. Da 6 e da 7 non partono frecce, ma anche se mi limitassi al codominio di R, 8, 9 e 10, da 9 e da 10 partono due frecce, l'inversa non è univoca. A 9 sono associate due persone diverse. Non è una funzione. Quindi la funzione che associa persone a voti, cioè la distribuzione dei voti in pagella, è una funzione, la sua inversa non lo è. È una relazione, ma non è una funzione. Se
cambia qualcosa se facciamo così. Ho ristretto il seme B al codominio che prende il simbolo F di A. Questo è il codominio, che era un sottoinsieme di B. Cioè mi limito alla relazione che lega A e gli elementi a cui le persone sono associate. Quando questo accade, cioè se ho una funzione, quindi una relazione univoca, e gli elementi dell'insieme di arrivo, del codominio, sono tutti associati ad almeno uno elementi del dominio, dico che la funzione è suriettiva. Vedo terra terra, l'insieme B di arrivo, gli elementi sono punto di arrivo di almeno una freccia. Non ci sono punti dove non arrivano frecce. In quel caso la funzione da A al suo codominio F di A è suriettiva. Il verso non è una funzione comunque, d'accordo, ma quando succede questo posso dire che la funzione è suriettiva. Attenzione, le proprietà di una relazione non dipendono solo da come è costruita la relazione, cioè la frase che lega x e y, ma anche dagli insiemi. Questa non è suriettiva, perché invece ci sono due elementi a cui non arriva nessuna freccia. La frase rimane la stessa, è sempre quella, ma se cambio l'insieme di arrivo, la funzione diventa, cambia opportunamente, può diventare suriettiva. Funzione suriettiva se è una funzione, una relazione univoca, e se gli elementi dell'insieme B di arrivo sono associati ad almeno uno degli elementi dell'insieme di partenza. Ok? Detto più in generale, F è se F dice che manda A in B, la funzione F associa elementi di A a elementi di B. Ok? Diventa suriettiva se qualunque elemento di B, ogni elemento di B, è tale che esiste un X appartenente ad A, tale che Y è F. Questi geroglifici traducono i simboli, quello che vi ho appena detto. La scritta Y è uguale a F, le parentesi leggono di X, significa la funzione F associa X a Y. Ok? E un altro modo di dire la stessa cosa è che
l'elemento dell'insieme di arrivo, per esempio l'8, è immagine di A secondo F. Quindi X è immagine di X secondo F. Oppure ancora F con Giuda. C'è una freccia con una barra verticale, F manda X in Y. Y è immagine di X secondo F, o detto all'inverso, X è contro immagine di Y secondo F. Questa è la pellicola fotografica, questo è lo schermo del cinema. La funzione manda l'immagine della pellicola sullo schermo. Quindi B è immagine, la controimmagine è la pellicola del proiettore. Ci sono altre due funzioni notevoli, ma questa volta ci fermiamo qua. Oddio, massacrati abbastanza.